E dopo il Principe di Homburg ti sei stabilita subito in Italia oppure per un certo periodo hai fatto avanti e indietro? Che periodo è stato? Che impatto è stato? Il Principe di Homburg andò a Cannes, se non ricordo male. Il Principe di Homburg è andato a Cannes, sì. Io decisi di trasferirmi in Italia dopo l'uscita del film di Marco e lì ho detto ma provo ad andarci, provo a vedere cosa succede. Anche se non era proprio così scontato, perché io in realtà nel mio paese io avevo il posto in Teatro Nazionale di Bratislava, che è il più grande teatro, cioè da noi ci abbiamo proprio i posti fissi, gli attori avevano il posto fisso nelle compagnie teatrali, io ci avevo questo posto dopo aver finito l'Accademia. E io mi ricordo che quando dissi ai dirigenti che io ho fatto questo film in Italia e vorrei provare ad andare a viverci per un periodo, mi ricordo che mi dissero però Barbara non ti aspettare che poi se torni ti aspettiamo con le braccia aperte, per cui mi hanno fatto capire che o se te ne vai ora probabilmente questo posto non sarà più tuo e quindi quando sei giovane effettivamente te la mettono così, o te la rischi o non te la rischi, e io me la sono rischiata. Infatti anche io oggi mi domando da dove arrivava questo coraggio, che io non so se oggi ce l'avrei ancora, però io proprio ho detto io vado, io me la rischio e sono rischiata, non so neanche per che cosa, io penso che sono quelle scelte che uno fa, che è qualcosa che ti dice, che non sai neanche che cos'è, una voce interiore che ti dà proprio un calcio nel sedere che ti dice vai, però non sapevo dire da dove arrivasse questa voce, che cos'è questa intuizione, probabilmente, non lo so. Però sì, qualcosa dentro di me diceva vai, anche se anche a casa mie sorelle mi dicevano ma sei sicura? Sì, mi ricordo che stavo facendo le valigie, era proprio l'anno che è morta Lady Diana, perché aveva le televisioni accese con questa terribile cosa del funerale di Lady Diana, io stavo facendo, questo me lo ricordo, le valigie per andare a vivere a Roma, quindi questi due eventi erano proprio un ricordo tuttora molto vivo e dicevo oddio mio, ma sì, avevo anche paure, non è che non avevo, però sì, quella paura che non so come dire, sì, secondo me che puoi fare a 20 anni lo fai, ecco, adesso ripeto non so se sarei ancora in grado. Se era il funerale di Lady Diana, scusate, era il 97. Sì, esatto. Quindi il muro era caduto da 8 anni. Sì. Repubblica Ceca e Slovacchia si erano già separate? Sì, erano già separate, sì, nel 92 si sono separate. Nel 92. Sì. Quindi questo in qualche modo ha influito una situazione complessa nel tuo paese, forse sì. L'Italia forse, nonostante tutti i problemi che c'è l'Italia, li conosciamo benissimo, ma forse ti dava degli stimoli, qualche sicurezza in più, oppure no? Domanda difficile. Sì, difficile, sì, qualche sicurezza, no, non credo qualche sicurezza. Io forse per me è stata più una fuga quasi, probabilmente. Mentre sicuramente per me questa separazione dalla Repubblica Ceca, per noi, soprattutto per il mondo della cultura, non è stata una cosa bella, perché in Cecoslovacchia c'è stata sempre tantissima collaborazione, gli attori si spostavano da Praga a Bratislava, si viaggiava in continuazione, si facevano i film insieme, e questa separazione ha dato un po' un taglio a questa cosa. Io per esempio girai quando ero una bambina, avevo 19 anni, mi hanno scelto per un film era ancora cecoslovacco, dove facevo la principessa vera, perché da noi si facevano molte favole recitate dagli attori e quindi era un'esperienza bellissima quella. Ho girato da vera principessa con degli attori pazzeschi, con cechi, e quindi dopo la separazione sì, probabilmente per noi
attori c'è stata una grande preoccupazione, che paura che magari non, che qualcosa si è interrotto, qualcosa si è incrinato e che non sarebbe stata più la stessa cosa. E quindi forse anche per questo questi cambiamenti che io in fondo non condividevo probabilmente hanno scattato in me. Sai, quando non condividi le scelte che si prendono nel luogo dove stai, che fai probabilmente? Fuggi, vai, provi altrove. E quindi io ho detto, io vado a provare altrove, se non andrà bene tornerò, se non mi aspetteranno con le braccia aperte farò un'altra cosa, non lo so. Però sì, credo che ne è stato proprio questo, andare in cerca di qualcosa alternativo, diverso.